Pronto? Pronto? Pronto, sì. Buongiorno. Salve. Salve. Prego, chi è? Sì, io mi chiamo Luca Benatti e ho pensato di contattarvi riguardo una situazione di corruzione. Sì, cioè, di dove? Cioè, che cosa... Bene, allora... Perché... io chiamo dall'Inghilterra in questo momento e vi chiamo soprattutto perché ho visto l'articolo pubblicato su Repubblica, se non mi sbaglio, venerdì scorso. Sì. Riguardo la vostra iniziativa contro la corruzione. Sì, sì. Volevo comunicarvi che i professori nella foto della mia cerimonia di laurea hanno scritto alla università inglese che mi ha offerto un dottorato, hanno scritto di non poter confermare il mio titolo di studio. I professori nella foto della mia cerimonia di laurea, di loro pugno, di loro libera iniziativa, hanno firmato quel documento e l'hanno spedito all'università inglese. Ma cioè noi, oddio, come libera, cioè rispetto a questa cosa, non so che cosa possiamo fare, no? Perché nel senso che noi stiamo facendo questa raccolta firme contro la corruzione per far passare un disegno di legge per confiscare anche i beni ai mafiosi, scusi, ai corrotti. Però ecco, poi di fondo ci occupiamo delle mafie. E appunto questa è una mafia, infatti... Sì, no, lo so, però nel senso, cioè questo sicuramente è un'ingiustizia, un caso, però noi c'è di mafia nel senso che ci occupiamo di chi ha problemi proprio di usura, racket, i testimoni di giustizia. Di questo stiamo parlando, perché se io vado da quei professori nella foto della cerimonia di laurea e li pago, io posso avere una laurea falsa, vera. Ah, no, che ci sono queste cose è in dubbio, no, quello è sicuro. Però nel senso, sicuramente questa qua è una cosa che è stata fatta illegalmente, però noi nel senso di mafia, nel senso proprio quelle riconosciute, cioè Camorra, 'Ndrangheta, mafia siciliana, cioè questo, ma capito, nel senso poi noi ecco stiamo facendo questa raccolta di firme ma per un disegno di legge e quindi è una cosa diversa. Cioè, rispetto a questo caso purtroppo noi non è che abbiamo gli strumenti per aiutarla, perché questa è una cosa che lei dovrebbe ecco, denunciare, vedere con un avvocato, con una cosa, ma cioè, non con, cioè, noi come Libera cioè, non abbiamo gli strumenti. Le chiedo scusa, ad esempio se la comunità europea, ok, scrive denunce alla procura di Milano e alla procura di Verona denunciando questi fatti e i procuratori della Repubblica buttano le denunce nel cestino, lei come lo chiama? Secondo lei, io dopo che ho pagato 4 anni per andare all'università, più le tasse, più i libri, più tutto il resto, più che mi sono laureato, devo pagare un avvocato per dimostrare che mi sono laureato? Sì, no, ma infatti è una cosa assurda. È assurda. La cosa più assurda è che voi vogliate parlare di corruzione quando in realtà volete fare politica, allora. Non ve ne frega niente. Aspetti, perché noi vabbè siamo un'associazione che si occupa di antimafia, però il fatto della corruzione, cioè di questa firma, noi vogliamo raccogliere le firme per far passare un disegno di legge per togliere i beni ai corrotti, quello sì è un'azione politica che Libera sta facendo, sicuramente questo è sul versante politico di Libera, però è una campagna che cioè, nelle nostre azioni quotidiane noi ci occupiamo di cioè nel senso di mafie. Guardi, più mafia di questa non so cosa sia. Sì, però ho capito, però purtroppo cioè, le mafie si verificano in tanti modi, ma io gli ho già detto che noi ci occupiamo delle mafie, quelle riconosciute, cioè quelle che si conoscono, quelle comuni, cioè purtroppo non abbiamo gli strumenti per occuparci di tutti i tipi di ingiustizie e illegalità che ci sono nel mondo. Scusi una curiosità. Magari. Lei ha mai sentito parlare della mafia cattolica?
Ma lo so che esiste, però nel senso noi siamo specializzati in quello, abbiamo degli sportelli antiusura, gli sportelli anti-racket, e cioè noi siamo specializzati in questo, cioè purtroppo non abbiamo gli strumenti per occuparci di queste altre cose. Allo sportello anti-racket voglio bussare e voglio sapere cosa fa lo sportello anti-racket. Se glielo va a chiedere a queste persone, se mi sono laureato o no, voglio sapere dal Ma procuratore. no, lo sportello anti-racket, cioè, ne fa altro, nel senso che sono gli imprenditori che, a cui viene chiesto il pizzo o il racket, si riuniscono e fanno, denunciano quelli che gliel'hanno chiesto e quindi vengono aiutati e tutelati dopo la denuncia. Cioè, Esatto. quello è un altro, purtroppo è un altro male che esiste in Italia e noi siamo specializzati in questo. Noi invece no, noi abbiamo il diritto di essere cancellati dagli archivi universitari, cancellati. No, ma io lo so, ma questo è ovvio che è un problema che gli è successo, però noi, cioè, proprio non abbiamo gli strumenti per aiutare a risolvere questa situazione che lei ha. Guardi, Cioè, è inutile che le dico di sì e poi non c'è nessuno che la può aiutare, come l'aiuto? Non saprei come aiutarla. su questo le concedo l'onestà, su questo le concedo l'onestà, però il problema è più grande. Il problema non è l'ortolano che paga il pizzo, il problema è vero, è la gente che sparisce dagli uffici pubblici. Questa è la mafia dello Stato. Ha Lo capito? so, questo è un altro grandissimo problema, lo so. Allora, quando voi andate a fare la vostra battaglia per un disegno di legge, in realtà diventate complici di questa gente. Questo è il problema. È tutta una lotta per avere del potere e strumentalizzando le disgrazie degli altri. Questo è quello che state facendo. Allora. No, questo no, no, questo no, perché quella è un'altra cosa, è come l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, uno vuole proporre che è la stessa legge che abbiamo spinto per far passare, adesso si sta cercando di far passare l'uso sociale dei beni confiscati ai corrotti. Facciamo un altro esempio. I partiti sono l'organo privilegiato della corruzione, fra finanziamenti pubblici, non pubblici, leciti, illeciti, ha capito? Questo non è corruzione, questa cosa non va indagata. Va indagato l'ortolano che paga un disgraziato per evitare che questo arrivi a rovesciargli la cassetta dell'insalata. Questo è un. Beh, non è proprio così, però, perché purtroppo il problema dell'usura del racket è molto più sviluppato di quello che si pensa. Dall'ortolano fine mai alla compravendita delle indulgenze, delle carte d'identità, passaporti, lauree, quelle però, siccome hanno già una connotazione politico-culturale, quelle vengono escluse. Solamente il taglieggiatore che va dall'ortolano a minacciarlo, ti schiaccio tutte le pesche, quello sì, quello viene torturato, viene indicato come un mafioso, un gangster. Non il procuratore della Repubblica che butta le denunce nel cestino, denunce che arrivano documentate dalla comunità europea. Quella non è corruzione, per carità. No, no, quella è corruzione, però nel senso che noi, cioè, come Libera, non abbiamo gli strumenti per fare questo, almeno adesso. Quindi, cioè, adesso su questo versante ci stiamo battendo su quest'altra battaglia, ma non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. E questo però non vuol dire che non è corruzione, lo è assolutamente. Però noi rispetto a quest'ambito stiamo facendo soltanto una battaglia per far passare un disegno di legge, punto. Io la ringrazio molto per la sincerità, che è sinceramente una cosa molto rara da trovare negli italiani, la sincerità. E la invito a riflettere su questa cosa, poi non la voglio disturbare oltre. No, 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 ci Quando mancherebbe. il disegno di legge sarà fatto e i vostri rappresentanti andranno in Parlamento, lei crede che troveranno le risorse per occuparsi di tutta la mafia o solamente della mafia che gli dà fastidio?
Ah, ma questo è ovvio che purtroppo è uno schifo e che non lo so, cioè, lo so, però semmai si smuove qualche cosa, semmai tanto, cioè, probabilmente non passerà mai questa cosa che abbiamo chiesto, però intanto per far pensare alle persone quanto è diffusa, sono sempre dei piccoli sassolini che uno lancia, poi è ovvio che purtroppo prima di cambiare le cose a livello politico, con quei politici che ci abbiamo, è una cosa Le offro un'altra molto dura. versione allora. Se lei provasse a chiedere agli italiani tutti, è un'ipotesi, no? Un gioco, se lei chiedesse a tutti gli italiani quanti sono stati vittima di taglieggio e corruzione, concussione, eccetera, e Sarebbero almeno 80%, sarebbe. però lo so, è una battaglia di quelle no dure, di più, insomma, se la vinceremo, come non so se mai vinceremo quella della mafia, però uno quella cosa se mai fa, mai ottiene, queste sono le cose, ecco, idealistiche, però almeno ci si prova, nel piccolo, nel piccolissimo, non contando niente, però qualcosa ci si prova a fare. Le chiedo scusa, mi lasci, voglio finire il progetto di gioco. Se lei invece andasse a chiedere a tutti gli italiani quanti sono stati vittima di ingiustizie, lei le chiama ingiustizie, le chiamo illegalità, organizzate dall'amministrazione pubblica nel controllare il rilascio di documenti pubblici, lei si accorgerà che queste vittime sono molte di più delle vittime della mafia, molte, molte di più delle vittime della mafia. Purtroppo l'amministrazione pubblica è uguale allo Stato, quindi va bene così. Perché la mafia non è quel brigante di Totolina che vende sigarette di contrabbando, perché la mafia vende le sigarette di contrabbando. Perché la mafia non è quella. La mafia è quando i giudici buttano le denunce nel cestino. La vera mafia è quando la gente va a esporre denuncia e si vede buttare le denunce nel cestino. Ha capito? Sì, no, lo so, però guardi comunque quello della mafia, cioè purtroppo in alcuni territori è veramente pesante, cioè, ma veramente blocca dei territori interi, cioè nel senso che purtroppo anche se non si presenta più con gli stessi modi, è comunque molto, molto presente, molto. Io di solito di queste cose non ne voglio parlare, però visto che me lo introduci in questo modo, le rispondo. Non stupisce tutto questo, perché? Perché si tratta della mafia dello Stato e gli fa comodo così. Quindi mi ricollego al pretore, mi ricollego al procuratore della Repubblica, Papalia, Carnevali, mi riferisco a tutta questa bella gente che rappresenta lo Stato dei mafiosi, di cui voi vorreste fare un disegno di legge, per quale motivo? Per quale motivo? Non si capisce. Avete sbagliato l'obiettivo a questo punto. Eh no, ma quella è con l'idea che comunque se vengono fatte delle indagini lì dove qualcuno, ecco, cioè delle forze di Scusi. polizia, qualcuno in gamba riesce a dichiarare qualcuno corrotto, gli si possano togliere pure i beni e vengano restituiti alla società perché vengono utilizzati per fine sociale. Quello è l'obiettivo. Voglio la pelle, non voglio i beni, almeno la pelle si mangia. Comunque, io la ringrazio molto per questa conversazione. Mi dispiace Niente. se l'ho fatto perdere del tempo. Spero di avere No, no, no. delle informazioni utili su quello che potrebbe essere una battaglia utile contro la mafia. Certo. E mi Lo so. auguro che una minoranza di voi si dissoci da Libera a questo punto e voglia combattere veramente la mafia invece che fare politica per ricattare i politici in modo di poter continuare questa tradizione mafiosa. No, no, però noi facciamo pure molto altro, quindi ecco, no, no, nel senso io ci credo moltissimo e quindi siccome facciamo molte cose e aiutiamo pure un sacco di gente, io mi sento molto vicino a Libera, quindi ecco, cioè, ci credo proprio perché la vivo tutti i giorni, quindi ecco, però è normale, lei forse non la conosce così in maniera così approfondita, però
nulla. Quando riusciremo a avere bene gli strumenti per portare avanti queste battaglie, di cui conosciamo benissimo quali sono i meccanismi, ci saremo sicuramente avanti. Prenderete il loro posto, pari pari, prenderete il loro... No, non mai. Ora mi dica... Questo non succederà mai. Mi dica come fa un'associazione come Libera, che pretende di combattere la corruzione, a non denunciare dei procuratori della Repubblica che fanno carte false negli uffici pubblici. Come fate? Con questi compromessi alle spalle, dove volete andare? Dove volete arrivare con dei compromessi così? A combattere il libero cittadino, la vittima della mafia? Voi combattete le vittime della mafia, non combattete la mafia. Vabbè, questa è una sua opinione, non è così. Si vede, si sente dire che non è mafia fare documenti falsi negli uffici e comunque non è l'obiettivo di Libera combattere questo tipo di... Ma no, che non è l'obiettivo, ho parlato di strumenti, che non abbiamo gli strumenti, che è diverso. Guardi, lo strumento in questo caso sarebbe un foglio di carta e una penna su cui scrivere. Ci è stato reso noto questa situazione, esponete denuncia. Questo è lo strumento, un pezzo di carta e una penna. È che voi una cosa così... Sì, ma cioè, la denuncia la deve fare prima lei, non è che noi possiamo fare a nome di una persona che neanche conosciamo. Cioè, come non funziona così. Sa cosa faccio io? Io le mando copia della denuncia che la comunità europea ha spedito al procuratore Carnevali a Milano. Le mando copia della mia denuncia alla Comunità Europea e copia della denuncia della Comunità Europea presentata alla Procura di Milano. E poi mi dice perché l'hanno buttata nel cestino. Sì, ma là andrebbero fatte tutte delle indagini, delle cose che, cioè, nel senso che non è che uno... Stampato, nero su bianco. Sì, ho capito, quella è la denuncia, ma poi cioè, che ne sappiamo noi di qual è stato l'iter delle cose, andrebbe tutto approfondite, ma bisognerebbe capire cioè, come, chi è, come ha funzionato, quali sono tutte le carte scritte, cioè, non può funzionare così in maniera tatta, un'attiva, cioè, non si può essere così superficiali nelle cose, cioè, bisognerebbe andare a fondo, cioè, tutta, non è che basterebbe un foglio della denuncia per dire allora sosteniamo, bisognerebbe fare tutta un'indagine. Per andare a fondo, non è che figurati, sa quante persone che ci chiamano. Per andare a fondo, io le mando anche copia della lettera che mi ha scritto l'Università di Leeds, che mi risponde che i professori... Sì, però questa è una cosa che dovrebbe fare più pure seguita da un avvocato con tutte le cose, poi cioè non è che è una cosa che si può fare così, e poi scriviamo, e chi scriviamo? Al Presidente della Repubblica così, per dirgli due nomi, cioè quella è una cosa che va fatta comunque con lavoro di gruppo, fatto da un avvocato, dalle forze dell'ordine, cioè non è che bastiamo noi che facciamo una lettera. Sono state informate su questi fatti fin dal principio. Le forze dell'ordine si mettono le dita nelle orecchie di non sentire, loro non vogliono sentire. Infatti, si tratta di colleghi che dovrebbero denunciare altri colleghi nella grande catena dei colleghi dell'amministrazione pubblica, dove loro, con i timbri e firme, possono scrivere: noi non possiamo confermare il titolo di laurea di Luca Benatti. E lei vuole fare l'indagine per scoprire come mai un cretino ha scritto una roba così, se è un mafioso. Sì, ma noi non è che siamo le forze dell'ordine che possiamo andare a indagare la gente, ma capito che voglio dire, cioè, non possiamo farlo, cioè, è proprio impossibile, cioè, perché se noi facciamo delle indagini e ci dicono guardi, per noi risulta che non è, cioè non è che noi poi possiamo aprire delle indagini e andare a cercare cose, cioè è impensabile. Cioè la battaglia si può fare una cosa già avvenuta che si sa che c'è stata un'ingiustizia di una persona di cui uno ha tutte le cose, ma così non possiamo mettere i fascicoli o chiedere noi come se fossimo le forze dell'ordine che chiede documenti, cose, non funziona così, per una questione di privacy, per questione che noi non abbiamo nessun titolo per farlo. Allora facciamo così, guardi. I professori nella foto della mia cerimonia di laurea mi hanno scritto che non mi sono mai laureato e io personalmente non mi sono mai laureato, così mi adeguo a loro, a quello che loro scrivono.
per evitare di fare un'inchiesta, per evitare di capire... Sì, ma l'inchiesta non la possiamo aprire noi, ma capito? Cioè, come facciamo ad aprirla non inchiesta, un'associazione? Ma cioè, non sta né in cielo né in terra. Io non le ho telefonato per chiedere a lei tutto questo. Io le ho telefonato per chiedere a lei di chiedere al procuratore Papalia, che ha ricevuto tutto il plico dei documenti della comunità. Ma chi lo conosce? Cioè, chi gli andiamo a chiedere? Cioè, è assurda la richiesta che mi sta facendo. E deve rispondere del suo operato. In realtà loro non rispondono del loro operato, fanno quello che gli pare. Sì, ma quello ci vuole un avvocato che gli fa una lettera, esatto, e gli chiede palesemente, non noi che andiamo là a dirgli, guarda, ci devi seguire. Non funziona così, cioè, è impensabile. Cioè, sbatterebbe la porta in faccia, cioè, non c'ha senso, non è l'iter. La può esporre un cittadino comune. Un cittadino comune, un pezzo di carta, una penna, fa una denuncia, la porta in tribunale. Questa è una denuncia. Sì, no. Sì, per esporre denuncia. Non funziona così. Fare l'avvocato. Se per fare denuncia bisogna pagare l'avvocato, e allora guardi, la giustizia ha già finito di esistere. Ha già terminato di esistere. Non esiste più. Perché la giustizia è in mano a quello che paga l'avvocato e il giudice. Questo è il discorso. Questo è il problema vero, perché se uno che è vittima di mafia o di taglieggiamento, di quello che gli pare, va in tribunale, espone denuncia e il procuratore gli sputa in faccia, questo è il problema, questo è il discorso. Invece di occuparsi allora di mafia, bisogna occuparsi dei procuratori che non fanno il loro lavoro e non giustificano quello che fanno, nonostante tutto questo sia giustamente ordinato dall'ordinamento giuridico. Ci sono delle leggi dietro tutto ciò. I procuratori sono obbligati a investigare i casi. Non è che possono investigare i casi che gli pare a loro. Sono obbligati a farlo. È che non lo fanno. O meglio, preferiscono non farlo. E preferiscono non giustificare perché non lo fanno. Perché nessuno apparentemente glielo avrebbe mai chiesto. Questo è il problema. Comunque, io la ringrazio per la conversazione. Spero che abbia compreso che è inutile avere una laurea, è inutile pagare un avvocato, è inutile avere le prove firmate dai mafiosi, capito? I professori della foto della mia cerimonia hanno firmato questi documenti. Questa è la situazione, però capisco che sia troppo complicata capire come mai una persona può scrivere, no, guardi, Luca Pinati non è mai venuto qui, non si è mai laureato, non possiamo confermare i suoi titoli di studio, eccetera, eccetera. Firmato, timbrato sulla carta intestata dell'Università di Verona. Fa niente, si saranno sbagliati. È vero. Ok. Non so più che dirle. È una situazione molto triste, però finché non si mette questa gente con le spalle al muro, al punto di essere responsabili del loro operato, il problema mafia non verrà mai risolto, perché la mafia è proprio nella omertà, nel nascondere e proteggere e taglieggiare i criminali, perché anche loro vengono taglieggiati, sa. Questi criminali vengono taglieggiati da chi potrebbe fare la spia. È tutta una catena, la catena di Sant'Antonio. Comunque io auguro ogni successo a Libera, spero che possa riuscire nella sua battaglia, anche se capisco che la battaglia è quella per uno scanno elettorale. Va bene. Ma che le devo dire? Cioè, ognuno alla fine poi rimane delle sue opinioni, non è infatti, che... Io la laurea ce l'ho ma non ce l'ho, eccetera, eccetera, e ognuno rimane della sua opinione, col tolto che io da sei... No, rispetto dell'ultima frase che ha detto, non di quello, di tutto il resto. Sei anni sono costretto a vivere come una persona priva di documenti personali, completamente, senza passaporto, senza nessun documento personale, perché loro hanno il diritto di cancellare la gente e non devono dare spiegazione a nulla e a nessuno. È chiaro questo? La ringrazio molto. Okay. Niente, arrivederci. Arrivederla, salve. Gentile Libera. Contro la corruzione e contro tutte le mafie. Come funziona? Lo hanno capito tutti.
Dopo che mi sono laureato, dovrei pagare un avvocato per dimostrare che mi sono laureato. L'ha detto lei che è assurdo, ma questo è quello che lei mi chiede di fare. E io dovrei essere veramente superficiale nel pagare un avvocato per scoprire perché, con quale diritto, i procuratori buttano le denunce nel cesso. E sarei veramente superficiale nel pagare un avvocato per scoprire come sia possibile che, nella scienza italiana, le malformazioni cardiache congenite irreversibili vanno e vengono. Cosa dire, sarà l'aria balsamica dell'Italia. E non c'è da stupirsi che, dopo fare carte false negli uffici pubblici, con tanto di foto, firma e timbri, questi galantuomini, questi mafiosi, pretendono pure il diritto di denunciare le vittime, in quanto le vittime avrebbero validi e documentati motivi per organizzare vendetta, ma non per denunciare i documenti falsi emessi da loro, da questi aguzzini mafiosi parastatali. Gentile Libera, ci sono domande che vogliono risposte e lo sapevo fin dal principio che non sareste stati voi, con Don Ciotti e Michelangelo, a spiegare tutto ciò. Quindi facciamo informazione riguardo la mafia con foto, firma e timbri. E se crede può portare i miei ossequi a Don Ciotti e al Presidente. You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a bean. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking, do you? Hey, adesso vi racconto una storia. Una storia che i giornali non vi vogliono raccontare. What we've tried to do is establish what we think about the things that we were told at the beginning. Abbiamo cercato di stabilire, di verificare quello che ci hanno detto. Sono d'accordo con te che tu non sei cambiato. Ci hanno detto che sei malato di mente, che sei pericoloso. Tu sei stato gentile, anche se, secondo te, non c'era motivo per tutto questo. Al fine di stabilire se ci fosse qualcosa che potesse essere visto come segno di malattia mentale. Durante il tempo che ti conosco, non vedo segni di malattia mentale, ma piuttosto vedo che hai dovuto affrontare circostanze molto difficili. In questo caso non c'è segno di malattia e mi chiedo cosa stiamo facendo qui. È vero che tu non sei cambiato, siamo cambiati noi e abbiamo dovuto capirlo da soli. You are no different, I agree with you. But what we were told at the beginning, all of these things at the beginning, we were told that you had a mental illness, we were told that you were very risky, yes. We were told all of these things. All these things. Ti hanno detto che sei malato di mente, che sei pericoloso. What are we doing? What? So if you say, we dealing with? Ti hanno detto che sei malato di mente, che sei pericoloso. In questo caso non c'è segno di malattia e mi chiedo cosa stiamo facendo qui. What are we doing? What? So if you say, we dealing with? Quello che trovo divertente è che nessuno di voi si sia chiesto cosa farebbe se fossi coinvolto in queste circostanze.
Che fine hanno fatto il mio passaporto e la mia laurea? Che fine ha fatto il mio diritto di viaggiare e di accettare il dottorato di ricerca che mi era stato offerto? Non è vero che nessuno se lo sia chiesto. Io ci ho pensato e credo che sia un abuso intollerabile. Condizioni di vita intollerabili. Un abuso intollerabile. Ora vi racconto una storia. Hey Chadnur, you don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a bean. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking.